hai finito, Caterina? Sì, io perfetto. Allora adesso ci abbiamo il Tiliveto che esplora Rucco e Mandalastelli, che vogliamo invitare qui da noi, perché Rucco ha un attestato di partecipazione e Mandalastelli... Beh, io... No, non vieni, prego. No, va bene. Sta lei. Io. Grazie per questo premio di partecipazione. Da un po' di tempo collaboro con Angela Maria Tiberi nella sezione di La Pontiglia, no? Nel Lazio. Angela Maria Tiberi in questo momento è premiata per il giornalismo e anche per la narrativa. Due premi e mi ha pregata di delegarla per la consegna del premio. Lei è la presidente delegata della DILA per la regione Lazio e mi è stato conferito il titolo di vicepresidente e quindi collaboro strettamente con Angela Maria Tiberi e quindi con l'associazione DILA. E sono sempre più onorata di parteciparvi perché conosco sempre di più tutte queste le sfaccettature di nostra amica, non ti scordare di sì, questo, sì. Ha vinto un concorso. Sì. Sempre con Angela Maria Tiberi, abbiamo organizzato molti eventi a Sermoneta e a Latina, perché ha scritto Il gioco d'amore a Sermoneta, la cui copertina è stata realizzata da Milena Petrarca. Sì, il quadro che avete visto. E c'è il quadro che si può vedere qui a sinistra, a destra, la mia destra. Sì, è la copertina del libro. Sì, questa. Sì. Parla delle delegazioni che ti ha detto. Mi ha pregata di ringraziare tutti voi per il premio che ha ricevuto e rappresenta, come diceva anche Bruno Mancini, la delegazione del presidente Franceschetti. Le delegazioni che lei... Sì. Questo è il secondo premio per la notizia. Sì, gentilmente. Delegata per le associazioni che mi ha trovato tanto, anche io sono delegato, ho trovato l'appunto anche mio. Allora, il Cenacolo Accademico Europeo Poeti nella Società, di cui Angela Maria Tiberi è critica letteraria. Poi ringrazio vivamente Milena Petrarca perché ha vinto il secondo premio giornalismo per l'intervista che lei ha concesso sulla zia Bettina, sulla famosa zia Bettina di Milena Petrarca. Che era la fidanzata di Caruso, sì, diciamolo. E poi ringraziamo Mandalastelli, che è la presidente di IBDART, che è presente qui e con cui collaboriamo con Angela Maria Tiberi, perché Angela Maria Tiberi fa parte anche, è una socia fondatrice di questa associazione. E questa associazione si chiama appunto IBDART Peace, Art for Peace in the Mediterranean, cioè promuove le arti e la cultura nei paesi del Mediterraneo. L'arte è il veicolo della pace in assoluto, è un linguaggio universale, quindi altissimo. E organizziamo degli eventi sia in Italia che presto anche in Egitto, perché abbiamo contatti con altre associazioni egiziane e quindi ci saranno delle mostre, dei premi letterari e quant'altro, musica, proprio per avvicinare le culture del Mediterraneo. E... Vieni, mandala, dai. Io sono la vicepresidente, sono fondatrice di questa associazione. Però lei è la presidente. Sei egiziana, quindi è difficile. Allora, io aggiungo, buonasera, sono veramente... L'ultima cosa
cosa per Da Arte. Abbiamo fatto un protocollo con un forum, un'associazione, forum strategico per lo sviluppo sociale in Egitto. Quindi se noi andiamo a fare degli eventi lì in Egitto sarà cioè un successo veramente molto importante. Certo, per la pace. Per la pace del Mediterraneo. Sì, certo, certo. E lo scambio culturale artistico delle arti. Perché l'arte può unire proprio anche tutti i popoli. Grazie di tutto. Facciamo una foto anche per i diplomi di Angela. I diplomi di Angela. Sì, festival d'arte mediterranea. C'è un festival dei mediterranei. Questo mi devi dare gli appunti. Sì, che è la 16ª edizione. Ha fatto parte già per 3 anni presentando delle opere teatrali alle 6 di mattina al Parco di Giamola, piuttosto che alla tomba di Cicerone, dove per una settimana ci sono reading di poesia, appunto rappresentazioni teatrali, musica da tutto il mondo, si uniscono dalle 6 di mattina fino a mezzanotte. E alle 2 di notte arriviamo credo che come io abito là vicino, vorrei il riferimento. Quindi speriamo che nella prossima edizione sia presente anche l'associazione. Sono anche presente come poetessa dell'antologia culturale e artistica del 2019. Del premio 8 milioni. Così come hai avuto anche qualche antico su Dispari, che ringraziamo. Adesso ed è anche una delegata della Magna Grecia anche a New York, è un'ambasciatrice, è stata eletta. Davida Bucalfa, che ha avuto l'onore di... Che qui abbiamo la figlia del fondatore della Magna Grecia, Grippo, un abbigliamento della Magna Grecia a Napoli. Eccola.